ad est dell'imponente vulcano Etna, nel comune di Sant'Alfio, su una collina, nel cuore del bosco di Carpineto, incastonato all'interno di un'area protetta dal Parco dell'Etna, si erge maestoso l'albero che ha fatto la storia, il castagno dei 100 cavalli. Questo straordinario esemplare è entrato nel famoso Guinness dei primati come l'albero più grande al mondo. La sua imponente statura si eleva per ben 22 metri, mentre il tronco cavo possiede una circonferenza di altrettanti metri. Gli studiosi hanno ipotizzato che questo castagno millenario sia il più antico d'Europa, con un'età stimata tra i 2000 e i 4000 anni. Le sue radici profonde, impregnate di storia e saggezza, hanno resistito al fluire inarrestabile del tempo, custodendo segreti e avvenimenti che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva. Il castagno dei 100 cavalli è avvolto da leggende che si intrecciano nella trama della sua storia millenaria. Tra queste, una delle più celebri narra di un episodio straordinario avvenuto molti secoli fa. L'imperatrice Isabella d'Inghilterra, terza moglie di Federico II, si trovava in compagnia di un centinaio di valorosi cavalieri e nobili dame, intenti in una battuta di caccia nei boschi dell'Etna. Ma l'azzurro del cielo si oscurò improvvisamente, e le nubi scure presagivano un temporale imminente. Senza alcuna possibilità di ripararsi altrove, i nobili cacciatori si rifugiarono all'interno del tronco cavo del maestoso castagno di Sant'Alfio. L'albero accolse i suoi ospiti in modo inaspettato ma accogliente, offrendo loro protezione e riparo durante la furia della tempesta. Il temporale, impetuoso e implacabile, costrinse i cavalieri e le dame a trascorrere la notte all'interno del tronco del castagno. Si narra che, in quella notte di intimità forzata dalla forza della natura, l'imperatrice Isabella d'Inghilterra e il suo amante poterono finalmente vivere la loro passione senza le costrizioni e i vincoli del rigido protocollo di corte. Il castagno dei 100 cavalli, testimone silente di quell'episodio d'amore proibito, ha serbato nel tempo la memoria di quel momento unico. La sua imponenza e la sua bellezza imprimono ancora oggi nell'immaginario collettivo l'essenza di una storia avvolta nel mistero e nel fascino dell'inesplorato.